Piazza Unità d'Italia a Trieste ha ospitato il concerto del maestro Riccardo Muti, Le vie dell'amicizia, organizzato da Ravenna Festival. L'evento, giunto quest'anno alla 14ª edizione, si è trasformato nell'occasione per celebrare un significativo gemellaggio tra Italia, Slovenia e Croazia. Maestro Muti, allora, lo spirito di questo, di queste vie dell'amicizia numero 14. Lo spirito è sempre lo stesso, quello di creare un ponte di amicizie tra popoli diversi. E noi abbiamo potuto constatare in tutti i viaggi che sono iniziati tantissimi anni fa in Sarajevo che facendo musica e incorporando nei complessi orchestrali e corali nostri, anche musicisti dei luoghi che andiamo a visitare, questi musicisti e questi coristi si mettono insieme e senza scambiarsi neanche una sola parola all'inizio, dopo sì, perché attraverso la musica nasce quella sintonia straordinaria che solo la musica può creare, riescono a comunicare e quindi a travalicare tante incomprensioni che certe volte le parole possono provocare. Bruno Vespa, chiediamo anche a lei di aiutarci a capire quanto può essere importante il ruolo della TV pubblica nel diffondere questo tipo di iniziative e questi concerti, anche nel particolare significato che ha questo, che quindi è un segnale di pace e di concordia tra i popoli. Ma guardi, io seguo da 10 anni questi concerti d'amicizia di Muti e questo per me è il più emozionante e probabilmente anche il più importante, perché qui veramente di sangue ne è scorso tanto. E le incomprensioni anche motivate tra i tre popoli forse non sono ancora scomparse completamente. Nel pomeriggio il presidente Giorgio Napolitano, il presidente croato Ivo Josipovic e il presidente sloveno Dalino Turk hanno reso omaggio alle vittime di 2 tragedie causate dalle furie nazionalistiche del Novecento, recandosi all'Hotel Balkan, casa del popolo degli sloveni incendiato nel 1920, e al monumento all'Esodo, dedicato ai 350.000 italiani costretti a lasciare Italia, Dalmazia e Fiume alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E a questo momento storico si è aggiunta anche una grande emozione quando, alla fine del concerto, il maestro Muti, con un fuori programma, ha invitato i 3 presidenti sul palco che, dopo aver salutato il pubblico, hanno omaggiato e ringraziato con un loro applauso l'orchestra e il coro. We will continue in the future your achievement. I think that will be... It's out of, maybe it's out of protocol, but it would be nice if the 3 presidents come too.